Credetevi, Totò e Peppino alle prese con i nazifascisti. Ad esempio al teatro, al coso, come si chiama, al Valle, una sera c'è stato uno che da un palco mi ha detto «Vai al fronte!» Allora un altro signore da giù gli ha risposto «Ci vada lei, buffone!» E io con gli occhi bassi così dico «Ma che succede?» Le catombe. Questi poi sono usciti fuori e hanno tirato una bomba fuori all'ingresso del Valle, sì. Lei era già uscito? No, stavo dentro. Quindi si è messo anche un po' di paura. Ecco, vale. E in questi 25 anni di cinema, qual è il ricordo più vivo che lei ha? Il ricordo più divertente, ricordo tragicomico. Era durante il periodo della guerra. Io lavoravo al Valle e i De Filippo stavano all'Eliseo, lavoravano all'Eliseo. Allora dalla questura un amico mi telefonò dicendomi che i tedeschi volevano arrestare me e i De Filippo. E allora io telefonai a un mio amico per andarmi a nascondere. E prima di andare a nascondermi passai dall'Eliseo per avvisare appunto i De Filippo a scappare. Edoardo non c'era, c'era Peppino. Allora io disse, Peppino, che succede così, 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 bisogna scappare. Dice, ah sì, scappiamo, dove scappiamo, dove scappiamo? Dove prendere la leggera, scherzi. I tedeschi ci cercano, ci vogliono, chi lo sa che ci vogliono qua? Dice, ah, vengono qua e dove ci portano? In campagna? Dico, no, ci fucilano, hai capito? E me ne andai, cioè andai a nascondermi da questo amico che mi ospitò gentilmente, quindi dovevo stare tutto nascosto lì, nessuno doveva sapere niente. Questo dopo una mezz'ora che stavo lì viene, dice, senti, c'è una cugina mia che vuol conoscere, l'ho vista a teatro, è un'ammiratrice, Don Luigi, si chiamava Don Luigi. Dico, Don Luigi, chi... Nessuno deve sapere chi sto qua, dice no, parlate una cugina per carità, una parente, vabbè, faccio io, viene questo, piacere, che voglio bene. Dopo un'oretta ritorna questo e dice, sei un mio compare, dice, questo per due giorni di seguito, alla fine dice, Don Luigi, chi lo sa tutta Roma, se i tedeschi dicono dove sta Totò, gli dicono sta là.